Salve a tutti, sono il dottor Militello, urologo e andrologo. In questo video che andiamo a vedere vi spiego come poter capire, come poter interpretare se la disfunzione erettile ha un'origine organica o psicogena. Spesso il primo dubbio che interviene nel paziente, nella persona affetta da disfunzione erettile, è se il problema abbia un'origine organica oppure no. Sappiamo purtroppo, diciamo purtroppo per la complessità diagnostica, come la disfunzione erettile può avere anche una base di tipo emozionale, psicogena, e quindi non sempre vi è la facilità di interpretare l'origine del problema. È chiaro che, siccome spesso noi andrologi diciamo che la disfunzione erettile non è una malattia, ma è anche un segnale, un sintomo, magari di una patologia sottostante di tipo metabolico, ormonale o talvolta cardiovascolare, allora è giusto innanzitutto capire qual è l'origine, sia per un percorso terapeutico, ma anche ancor più poi per un percorso diagnostico. Io direi che i primi passi da fare sono essenzialmente questi. Chiaramente un confronto, un'anamnesi approfondita. Il medico deve avere la pazienza di ascoltare la persona e non in maniera molto veloce far compilare questionari o statistiche. Bisogna confrontarsi e capire in quale situazione, come viene contestualizzata la disfunzione erettile. Sicuramente in base alle fasce d'età ci saranno degli approcci diagnostici. In linea generale, sicuramente un prelievo di sangue per uno studio dell'assetto metabolico, emocromo, glicemia, LDL, HDL, trigliceridi, ma essenzialmente ormonale, e lo spiego in alcuni video e anche sul mio sito, andando dalla vitamina D, passando dal testosterone e finendo sul 17-beta-estradiolo. Sono moltissimi gli ormoni che, se alterati, possono alterare la libido e la risposta erettile. In primis, e talvolta, questo mi capita anche nel giovane, individuare se il problema sia di natura anche vascolare oppure no. Quindi sicuramente faremo un prelievo di sangue per i dosaggi ormonali, come ho detto poco fa, ma nello stesso tempo io consiglio spesso l'esecuzione di un test, il Rigiscan test notturno. Anche questo lo troviamo sui miei video, sui video anche di altri colleghi. Cosa fa questo esame? Registra e intercetta le erezioni che tutti noi uomini abbiamo nel sonno profondo, dove non c'è la coscienza. Non sono le erezioni mattutine di cui ci accorgiamo, sono le erezioni che avvengono nel sonno profondo, nella fase 4 del sonno, forse nella fase REM. Ecco, la presenza di erezioni valide che vengono intercettate e registrate, quindi con una risposta buona o ottima a livello di Rigiscan test, esclude componenti vascolari. Quindi il problema è di tipo prestazionale. Interviene quando interviene la nostra coscienza. La presenza invece di un Rigiscan test notturno, che dà delle risposte e con delle erezioni intercettate e registrate insufficienti o sufficienti, deve far pensare che effettivamente il sistema vascolare può avere un problema locale o sistemico, e da lì partiremo quindi per altri studi. Quindi, per ricapitolare, primo esame da fare: esami ormonali, studio metabolico, Rigiscan test notturno. Con in mano questi esami si può partire per il giusto percorso diagnostico e terapeutico. Bene, con questo vi saluto, auguro a tutti una buonissima giornata e ci vediamo nel prossimo video.